tutti, bentornati sul mio canale Ericottero. Oggi mi trovo a Shimabara di Nagasaki, prefettura di Nagasaki. Era tantissimi anni che non venivo in questa città e ci sono tanti posti belli, stupendi, quindi facciamo un giro insieme. Per esempio, questo quartiere di Shimabara viene chiamato la città con koi carpe. Ho visto le carpe giganti bellissime. Facciamo un giro, andiamo! Siamo partiti! Possiamo dire che noi abitiamo all'interno del comune di Nagasaki. Qui ci sono tante salite e discese. Il comune di Shimabara è sempre nella prefettura di Nagasaki. Sono circa 65 km di distanza. Recentemente mio papà ha comprato un camper. Se usciamo dal comune di Nagasaki, il territorio diventa pianeggiante. Tipico piatto di questa città Shimabara si chiama Guzoni. È sempre tè verde, caldo o acqua fredda, sempre gratis. Allora, guardate, questo è il tipico piatto di Shimabara che si chiama Guzoni. Normale 980 yen, grande, abbondante 1180 yen. Più o meno 6 euro. Mangi tanto e ci sono anche i mochi, oppure ci sono anche altri teishoku con ebi fry, con sashimi. Qualcuno sa leggere questa parola scritto in hiragana? Questo sembra trattino lungo, ma in realtà è shi, shi di hiragana, quindi o, shi, na, ga, ki, che vuol dire menu in giapponese. Ecco, arrivato! Ha detto che è ancora caldissimo. Sembra buonissimo, però attenzione perché scotta. In Giappone a volte ci sono ancora queste cose per Covid. Shimabara è famosa per il vulcano e per il castello. Adesso vorrei parlare un po' di storia. Qui a Shimabara, durante il periodo Edo, nel 1637 avvenne la celebre rivolta dei cattolici giapponesi. Il cristianesimo arrivò in Giappone nel 1549 con il missionario San Francesco Saverio. Lo shogun Tokugawa non voleva la diffusione di questa religione e organizzò una politica di repressione nei confronti dei cristiani. I cristiani venivano perseguitati e torturati. Shimabara è famosa come località termale. Le torture venivano eseguite utilizzando l'acqua bollente. Era un atto estremamente crudele. Gli aguzzini immergevano ripetutamente le vittime in acqua bollente, oppure versavano l'acqua bollente con un mestolo a poco sul corpo di malcapitato. I cristiani insorsero il loro leader. Era un giovane ragazzo che si chiamava Shiro Amakusa. In risposta, lo shogun inviò più di 100.000 soldati per soffocare la ribellione. Dopo un lungo assedio nel castello di Hara, il leader degli insorti fu catturato e decapitato. Nande yume nano koko? Buke yashiki. Nande yume kono tori? Buke, obuke san no mukashi zutto kochi no koko. Sakki ora Shimabara jo natta. Ne? 50 no hari kurai. Questa è casa antico giapponese, fa freddissimo. La sera qui fa paura, no? E qui c'è scritto daidokoro, quindi la cucina di una volta. Il soffitto è così, è molto antico. La porta proprio legno vecchio. E tantissimi uccelli stanno cantando adesso. Sì. Una volta le persone erano più basse, no? Oh, c'è il giardino! Wow. Fa rumore questo legno. Toilette? Poi, in fondo probabilmente era bagno. Fa paura!
で、ここがあれ、畳神棚とかあの、うん、いろいろ仏壇か神棚か、神棚って出たよね。Cioè, siccome questo posto è molto importante anche storicamente, è famoso, però siccome è una città molto piccola, dal centro di Nagasaki 2 ore in macchina, 70 km di strada, quindi non è che tutti quanti turisti vengono fino a Shimabara, quindi vedete che non c'è nessuno. Cioè, per questo vorrei consigliarvi, se potete venire fino a Shimabara è bellissimo, perché potete vedere le cose con calma, potete fare foto, video, potete entrare anche qui senza pagare. Questa è la cosa vantaggiosa di una città piccola, no? Che non c'è gente. E noi siamo qui, quindi ci sono tante case, diciamo, piccole, quindi sono bushi di classe un po' bassa. Invece qui ci sono quelli di samurai, case più grandi, quindi quelli di posizione più alta, diciamo. Quindi qui vivevano i samurai, vicino al castello. E qui ci sono libretti in coreano, in cinese, in inglese anche, e poi in giapponese. Ecco, quella casetta è la casa dove abitavamo una volta, dove sono cresciuta da 0 anni fino a 6 anni. Che nostalgia! Cioè, esiste ancora questa casa? Ci abita qualcuno, sì. Ecco, quello in fondo è il castello, però adesso stanno facendo il restauro. Siamo in centro di Shimabara, in galleria, però non c'è nessuno come mi ricordavo proprio. Quando ero bambina volevo uscire da questa città perché non c'era niente. Già da quando avevo solo 4-5 anni pensavo già così, che voglio andare in città più grande. Però adesso riesco a capire che ci sono tante cose anche belle, castello, mare. Però se ci abiti qui in centro, non so se mi piacerebbe anche adesso, perché ci sono tanti negozi anche chiusi dentro la galleria. Un po' triste, un po' vuoto. Per entrare in giardino con carpa. Questa casa viene chiamata Shimeiso, letteralmente vuol dire casa a 4 luci. Si chiama così perché è esposta a tutte le direzioni e da tutte si gode di un'ottima vista. Questa era la seconda casa di un medico. Qui circa 3.000 tonnellate di acqua dolce scorrono ogni giorno, perciò anche se arriva un tifone, quindi c'è maltempo, l'acqua rimane sempre trasparente e pulitissima. Oh, proprio rilassante qui. Ne, ここに大きいの、ジガンテ。Questo è proprio gigante, non so se si vede.Ci siamo fermati in una caffetteria stile giapponese, anche qui sembra di essere casa giapponese e sempre c'è poca gente, quindi bellissimo, e qui dentro fa caldo. Abbiamo appena ordinato tipico dolce di Shimabara. うん、おいしかった。甘さちょうどいい。おお、果汁が濃い。と、かんざらし。ピッコラパリナーリモチティポ。口の内やろ。ドルチェ。モードゴモード。エフレッド。Se volete, in questa caffetteria c'è anche il espresso。チャオ、猫。チャオ、猫。C'è una terra solo per piedi. Dal vivo è la prima volta che ho visto. Che riso. Bye. Buongiorno, colazione. Fuori fa freddo.